Ciao a tutti, riprendiamo la condivisione del mio trading con tutti quanti voi. Allora, ho due operazioni questa sera da dovervi descrivere. Uno è un ordine pendente che ho inserito ieri sera ed è precisamente il cross dollaro canadese e yen giapponese. È un'operazione contro trend. Il trend, come possiamo vedere, sembra, perché comunque è un po' freschino, stia volgendo verso l'alto e io ho scelto di entrare con una posizione verso il basso. La candela che mi ha dato il segnale, cioè, sì, è praticamente questa qua. Ieri sera si era formata questa barra rossa con subito prima una candela verde, quindi era quella verde una candela che confermava il trend rialzista, quella rossa è andata a formare un pattern ribassista nelle candele giapponesi che si chiama engulfing. Se noi potessimo sommare queste due candele, si sarebbe formata una ping, non bellissima perché l'ombra che si viene a formare è un po' piccina rispetto alla candela, però rimane comunque un pattern discretamente forte. Un altro motivo per cui sono entrato a mercato, oscuriamo qua così abbiamo un po' più di spazio, sono stati le resistenze. Allora, innanzitutto, questa resistenza 83.036, se andiamo a vedere nel passato, più e più volte è stata colpita, quindi ha funto sia la resistenza come in questo caso che come supporto in questo caso e via discorrendo anche nel passato. Vedete, più volte resistenza, più volte supporto, quindi è una resistenza forte. Negli ultimi giorni ha rimbalzato 1, 2, 3 volte in quest'area, quindi è un'area importante, decisamente. Un altro motivo che poi mi ha spinto ad entrare è il primo supporto che andrà a incontrare il mercato. È un supporto che è forte, perché comunque anche questo è stato toccato più e più volte nel passato e ha funzionato sia da supporto come eccolo qui, come lo possiamo vedere in questo caso, quindi supporto, 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 che è da resistenza, come ad esempio in questo caso, quindi è forte anche questo come livello, decisamente forte. In più è una cosa che mi piace molto perché è anche un livello di Fibonacci, quindi tracciando Fibonacci nell'ultimo swing, che è stato questo qui, anzi il primo, possiamo aspettarci un ritracciamento che andrà e a verificarsi tra un 61,8% e un 50%, o meglio, potrebbe essere un punto buono per il tracciamento. E questo spazio qui è libero. Allora, ho deciso di entrare al mercato. Sono entrato al mercato con un quantitativo ridotto, con neanche metà del rischio che mi potevo andare a prendere. Quindi sono entrato a questo livello, ossia 82,339 short con primo take profit, anzi unico take profit, 81,53, un pelo sopra a questo supporto che, come vi dicevo, è anche un livello di Fibonacci. Vedremo se entrerà a mercato o meno. L'altra operazione che mi sta già facendo girare le scatole è questa. Questa sera ho posizionato un ordine pendente long su AUD New Zealand, quindi dollaro australiano contro dollaro neozelandese. Vi ricordate che qui ho preso delle sonore batoste non più di una decina di giorni fa, quando sono usciti i dati che mi hanno letteralmente massacrato. Che cosa dire? Adesso lo sto guardando, vi dico i pregi e i difetti di questo trade. Il primo pregio sono le divergenze date dallo stocastico, quindi lo stocastico mi dà un segnale di possibile inversione del prezzo verso l'alto. Vedete che questa piccola trend line che ho tirato è una trend line che ha un minimo più basso e un massimo più alto, e questo invece il prezzo mi dà il contrario, quindi mi dà un massimo più alto e un minimo più basso, quindi un trend ribassista. Lo stocastico in questo caso ci dà un possibile segnale di inversione a breve nel tempo. Il segnale, volete che vi dica la verità, non so che cosa ho visto questa sera obiettivamente, perché ho tenuto conto del rimbalzo sulla media mobile 21, però porca miseria, a guardare in questo periodo il mercato è in una fase laterale, che è questa qui. Questa è una fase decisamente, ma decisamente laterale. Vediamo un pochettino se la mia testa era, se mi rompe il long, probabilmente il prezzo andrà su. Bene,
deciso di andare a toccare il prezzo di ingresso e tipo in, come sempre, 2 minuti si è fatta 20 pips al contrario. Cioè è andato qua stasera e poi pan è crollata di 20 pips. Stiamo a vedere quello che succederà. È entrata a mercato perché alle 23 circa lo spread, come sempre, si è impennato e quindi mi è andata a prendere il segnale d'ingresso. Perché se io vado a misurare la candela, vedrete che il prezzo in realtà non ha mai toccato il livello d'ingresso, perché il massimo che ha fatto, il massimo di 1,27,48, quando io avevo 1,27,49 come prezzo di ingresso. Sono cose che succedono quando ci sono broker come FXCM che dà uno spread da 5 pips prima delle 23, ti porta anche ad avere 12, 13, 14, 15 pips di spread, ti entra a mercato o ti prende uno stop loss, vale, così come ridere. Per fortuna, io dico fortuna, anziché entrare con un 2% di rischio, sono entrato con il 2,46, allora il 2% con lo 0,75% di rischio, quindi dovesse andare in stop loss, riesco comunque a limitare un pelo i danni. Quindi i segnali di ingresso sono state appunto le configurazioni della candela, questo rimbalzo sulla media mobile 21, che è stato tra l'altro confermato anche da il livello importante, dalla trend line ribassista e da questo supporto che nel passato, come sempre, ha più e più volte funto sia da supporto che resistenza. Proviamo a creare un Fibonacci e vedere che cosa succede. Bene, il prezzo comunque è rimbalzato anche sul 50%, il che non è male. Stiamo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni. Gli obiettivi di prezzo sono due: uno è 1,28,195, che tra l'altro è sotto questa resistenza. Quindi è libero, ha spazio per potersi muovere, e l'altro mio obiettivo di prezzo è 1,28,96. Superato questo ostacolo di resistenza, che è una resistenza forte, poi rimane libero fino al secondo take profit. Vedremo quello che succederà. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. A tutti quanti una buona serata. Ciao ciao.